Allora, è vero che mi occupo di nidi, di scuole materne, di bambini e genitori di scuole materne, mi occupo anche di scuole elementari e ho insegnato religione per 14 anni nella scuola elementare e ho fatto la catechista per 17 anni. Allora, non è tanto per elencare le cose fatte, ma per partire da quelle più belle, le esperienze migliori che ho fatto. Perché ho cominciato a fare la maestra, la catechista, quando il mio secondo figlio, terza elementare, doveva cominciare la sua esperienza, il suo percorso di catechismo a Milano. E durante l'ultimo incontro preparatorio con noi genitori, il parroco alla fine ha detto: abbiamo bisogno di catechiste, mamme, coraggio, qui abbiamo 60 bambini di terza elementare e non ci sono catechiste. Allora una mamma ha alzato la mano e ha detto: io non so niente, però se volete faccio la catechista. E io, con poca carità cristiana, ho pensato: dove sono finita? E ho alzato la mano anch'io, perché stavo facendo religione a scuola e quel povero diavolo di mio figlio mi ha avuta per catechista per 8 anni. Tutte le altre catechiste erano migliori di me, ma ho dovuto sperimentare questo per essere tranquilla per la preparazione di mio figlio. Allora, quindi educare, educare riguarda mamme, papà, insegnanti, catechisti, allenatori sportivi. 2 anni fa ho tenuto una conferenza a un gruppo di allenatori di una squadra di calcio, no, di una squadra, di un'associazione che si occupa del calcio dalla prima elementare alla terza media, perché ci sono agenzie educative complementari. Un figlio, un bambino, una bambina, una ragazza crescono bene quando sentono attorno tutto questo lavoro, questa passione educativa di tante figure diverse. Educare, beh, è d'obbligo, voglio dire, quando un bambino nasce è un dono di Dio e ci viene dato con tanta potenzialità. Ci viene dato ricco di, mi pare, 10 miliardi di neuroni, quindi un numero generosissimo di neuroni, ma poi sta a noi, educarli, metterli in relazione tra loro e immaginare di avere in mano una creatura fatta di plastilina e riuscire a, giorno per giorno, a formarla. Quindi il creatore Dio si fida tantissimo dell'uomo, perché per le sue creature vuole l'aiuto determinante dell'uomo. E questa è una delle cose che si possono, dei ruoli più importanti, di cui devono avere coscienza genitori, insegnanti e tutti coloro che hanno rapporti con i genitori. Certamente i bambini, crescono in un modo piuttosto che in un altro, indipendentemente o soltanto in parte per i geni di cui dispongono, per quello che sono al momento della nascita, ma quello che è determinante è il nostro intervento educativo, giorno per giorno, perché io dico educare non è come accendere un interruttore che lo fai bene e c'è la luce, ma il lavoro eroico perché dura tutta la vita praticamente, quindi in particolare quando i bambini sono più piccoli. Allora, si parla di bambini difficili, io parlerei di adulti difficili, io sono sempre dalla parte del bambino. I bambini non sono né bambolotti quando sono più piccoli, né dei casi quando diventano un po' più grandi e ci mettono in crisi. Allora diventano bambini in difficoltà, non casi. Quando gli adulti dicono: abbiamo davanti una squadra di gente ingovernabile, siamo noi adulti che non li sappiamo governare, ma non è che siano ingovernabili loro. Cerchiamo di vedere la faccenda dall'altro punto di vista. Quanto siamo noi capaci di accostarci ai bambini che sono dei tesori, sono creature di Dio? Solo noi adulti siamo capaci tante volte di rovinarli, o perlomeno di non approfittare per riuscire a, come dire, a sviluppare tutta la potenzialità
di cui dispongono. Allora, il lavoro educativo cosa presuppone velocemente? Osservare la persona e quindi conoscerla e poi amarla per quello che è, sostenerla. Nelle scuole in cui lavoro io e ho lavorato in passato è prevista una figura che secondo me è importantissima, si chiama tutor, cioè l'insegnante, un insegnante educatore. Tutti educano quando insegnano, ma una delle tip è la persona che personalmente, giorno per giorno, si occupa della crescita di quel bambino, di quel ragazzino, di quella ragazzina. Perché sono tutti diversi uno dall'altro. Anche questa è una grazia, perché lavoro da 60 anni e non mi sono mai annoiato perché non ho mai trovato due bambini uguali o due ragazzine uguali. Quindi c'è sempre da ricominciare da capo, ma anche un papà e una mamma con 7 figli devono ricominciare sempre da capo ed avere un progetto personale per ciascuno dei figli, perché ciascuno è unico e irripetibile. Pensate alla fantasia di nostro Signore. Allora, quindi bisogna conoscerlo, accettarlo per quello che è e cercare di vedere il mondo dal suo punto di vista. Noi adulti tante volte pensiamo, crediamo di mettere al centro della nostra fatica il bambino, la bambina e il ragazzo, invece ci siamo sempre noi. Allora, il bambino è più simpatico se ci fa sentire bravi. Quella mamma di quella ragazzina è una mamma in gamba perché apprezza il nostro lavoro. È il bambino che deve interessare. È lui che ha il diritto di avere tutta la nostra attenzione, tutto il nostro affetto, ma tutta la nostra esigenza. Chi educa esige. I bambini hanno bisogno di regole. I bambini che hanno regole, ma già a 6 mesi, sono bambini che crescono felici. Sapete perché spesso invece non hanno regole? Perché darle ai bambini presuppone che le vivano con gli adulti. E allora si lascia perdere. Si crede nello spontaneismo educativo, che è un controsenso, tra l'altro. Allora, bisogna avere degli obiettivi e avere la pazienza giorno per giorno di perseguirli insieme, ma in allegria. I bambini, quando si svegliano al mattino, hanno bisogno di vedere un papà e una mamma che sorridono. Gli insegnanti a scuola devono accogliere i bambini sorridendo. Questi sono gli atti educativi, i gesti educativi che contano. Pensate alla differenza tra entrare in classe un bambino di seconda elementare il lunedì e sentire la maestra che dice: oh, che gioia, il lunedì abbiamo da trascorrere 5 giorni insieme. Sapete quante cose faremo? Al bambino si apre la mente, il cuore, cresce di 10 centimetri di colpo anche senza mangiare bistecche. Scusate. Hanno bisogno di questo. Invece noi ci impegniamo, noi genitori, noi insegnanti, ad educare nel lavoro educativo con la faccia scura, sempre preoccupati per qualcosa. E invece bisogna presentare il mondo cominciando da ciò che è positivo, perché il mondo merita questo. Allora, esigere, dare delle regole per educare, viverle insieme, essere sorridenti, incoraggiare, sapere che se un giorno si fa un passo avanti, il giorno dopo se ne possono fare anche 2 indietro, ma bisogna avere però sapere dove si vuole arrivare. E con ogni bambino ci si deve porre in maniera diversa. Anche facendo catechismo, dobbiamo conoscerli uno per uno, che sono diversi uno dall'altro. Sono diversi vissuti, sono diversi contesti, sono diverse le esperienze che hanno. Allora anche il bambino con problemi, così come dicevamo prima, il bambino che si sente accolto è già portato a fare qualche passo avanti. Se un bambino ha difficoltà di comportamento anche a scuola, a parte che tante volte i bambini vengono definiti ipercinetici e invece sono bambini vivaci e non sono sinonimi, E poi tante volte sembrano vivaci perché magari non siamo abbastanza interessanti noi,
né come mamme, né come insegnanti, né come catechisti, né come allenatori sportivi. Cerchiamo. D'accordo. Allora, quindi è mettersi nei panni dei bambini. Io non so quanto tempo ho a disposizione e quante cose ci siano ancora da dire, però forse mi devo fermare a questo punto sull'educare. No. Allora, i bambini devono essere amati, ma amati davvero. Una persona che ama, un educatore che ama, è capace di dire no. Per questo, questo, quest'altro. Noi sottovalutiamo i bambini, il loro potenziale, le loro capacità. Quando diciamo la lezione deve durare un quarto d'ora perché non sono capaci di stare attenti. Ma quanto sei affascinante tu? Allora, un bambino se è motivato, se gode di quello di cui tu gli stai parlando, se partecipi proprio alla sua vita, si incanta. E noi pensiamo, come catechisti, penso ai bambini della scuola primaria soprattutto, dalla prima alla quinta elementare. Oggi mi sembra che l'interesse sia centrato un po' su questo. Ma si portano a spasso come si vuole, dove si vuole questi bambini. Bisogna però che sentano che noi crediamo in loro, che ci fidiamo. Invece noi non ci fidiamo dei nostri bambini, né quando li imbocchiamo, né quando lasciamo i bottoni perché diciamo che non sono capaci, né quando. Allora, li portiamo per esempio al catechismo, andiamo prima a trovare Gesù e insegniamo come si fa una genuflessione. Diciamo cos'è una genuflessione. Perché tante volte anche noi adulti non distinguiamo il metterci davanti al tabernacolo o davanti alla statua della Madonna. Per, con la Madonna ci vuole, devozione, ma davanti al tabernacolo ci si inginocchia, ci si sdraia per terra in segno di adorazione. Io farei come test per i catechisti, qualche volta fai la genuflessione quando entri in chiesa, ce ne vedono di tutti i colori. Ginocchio a terra, il destro, e abbassare la testa e si saluta nostro Signore che è nel tabernacolo. Bene, se noi spieghiamo queste cose ai bambini, li portiamo in chiesa come gruppo, anche quelli più agitati, anche quelli che hanno problemi. Scusate, quando noi diamo il via si inginocchiano, poi li sediamo qualche minuto e diciamo, ma se potessimo guardarlo in faccia a Gesù che è lì dentro, in questo momento sarà sorridendo, sta girando gli occhi, c'è Sergio, c'è Carla, c'è Francesca, oggi non sono solo. I bambini non si muovono a questo punto in chiesa perché hanno una sensibilità molto maggiore di quanto noi pensiamo, hanno dentro il bisogno di trascendenza e noi dobbiamo, come quando uno è come i cani da tartufo che tirano fuori il tartufo da sottoterra, noi dobbiamo tirare fuori tutto questo tesoro che hanno dentro i bambini. Quindi, certo, quando le cose non funzionano bene, poveri bambini, perché hanno la mamma e il papà che si arrabbiano, perché hanno la maestra che strilla, perché hanno la catechista o il catechista che li vede in faccia e dice anche oggi c'è questo qui, perché queste cose le proviamo. Allora, come comportarsi di fronte a un bambino che oggettivamente ha dei problemi? Un bambino per esempio dislessico, adesso sono tutti dislessici, che non è vero, tante volte non si insegna bene a leggere e poi sono dislessici i bambini. Comunque il bambino dislessico è un bambino che ha un'intelligenza, è normodotato di intelligenza normalmente, ma subisce delle frustrazioni incredibili. Pensate, una persona, perché il bambino è una persona con la P maiuscola, che fa uno sforzo incredibile per leggere, per ricordare una lezione e poi non riesce a pronunciarla e si sente dire che è magari un bambino, calzarona, che non studia, che non qui. E invece è una fatica che non dà frutto a quello che fa. Pensate quanta rabbia può anche accumularsi dentro, no? Finché qualcuno, quanta frustrazione comunque. Quindi bisogna cercare di conoscere i bambini e parlare con i genitori. Certo, oggi raggiungere i genitori è un'impresa.
lo dicono gli insegnanti, lo dicono i catechisti e le catechiste, ma non si può lavorare con i bambini se non si conoscono i genitori. Bisogna inventarle tutte, portarli a pranzo, portarli a fare una scampagnata, andare a comprare un vestito con una mamma, cioè dobbiamo catturarli a qualsiasi costo. Diversamente non possiamo lavorare con i loro bambini. Quando i bambini hanno qualche disabilità, questa è un'esperienza fatta, i genitori spesso non te lo dicono subito. Mi commuovono quando fanno quella via crucis i genitori che ogni anno cambiano scuola, sperando che quel determinato figlio a quel punto venga accettato, possa avere successo a scuola. Perché sperano sempre che gli altri, quelli che vengono dopo, ne riconoscono solo le capacità. Il genitore ha pudore, spesso si vergogna, prima ancora non accetta che il proprio figlio, io parlo sempre del maschile come si usava una volta, perché adesso si dice i bambini, ci capiamo, parliamo del maschile ma vale anche per le bambine. Comunque, un genitore fa una fatica incredibile ad accettare, di ammettere che il proprio bambino o la propria bambina abbiano un problema. Allora, se noi ce ne accorgiamo, o anzi, quando noi ce ne accorgiamo, dobbiamo intanto eventualmente fare delle ipotesi, perché non siamo in grado di fare delle diagnosi. Mi viene la pelle di capone quando sento una maestra con un bambino di 5 anni, 3 giorni che va a scuola. Questo bambino è spastico, come si chiama adesso? Ce ne sono. Autistico. Adesso sembra che ci sia l'epidemia come per il morbillo dei bambini autistici. Calma un momentino. Quindi non tocca a noi, però bisogna cercare di sondare con delicatezza con la mamma, col papà. Con delicatezza, in modo riservato, non c'è mai stato mancanza di riservatezza, che tutto adesso viaggia sulla riservatezza ufficialmente, come adesso, tutti in piazza, di fronte a 3 mamme, noi aggrediamo una mamma dicendo il tuo bambino oggi ha fatto questo, 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 quest'altro. Quella mamma si sente veramente la più sfortunata delle persone, chiude la comunicazione assolutamente con noi e ne va di mezzo il bambino. Bisogna parlargli in modo riservato. Non le dico nei gruppi WhatsApp cosa succede. Un altro incontro. Scherzo. Però ecco, si apre un'altra dimensione, veramente. È vero. Sia col bambino, stamattina lo diceva Monica, che bisogna essere riservati poi nel parlare, nel richiamare il bambino, eccetera. Sì. È fondamentale. Sì, non c'è più la differenza tra vita privata, tra vita intima, è tutto la stessa cosa. Quindi accade tutto in questo. Piazza, tutto accade questo. Sapere. Io rimango scioccata perché sono mamma anch'io, come so. E quindi è così. L'educatore deve essere una persona appunto che rispetta, una persona riservata e una persona che ha speranza. E la speranza deve uscire dai pori degli educatori, che poi diventa certezza di arrivare con gli aiuti che chiaramente ci vogliono. Però non pensare di risolvere i problemi da un giorno all'altro. Pazienza, chi semina, non so se sia un proverbio, ma me lo invento io, raccoglie senz'altro. È una questione di tempi. L'educatore è un seminatore, è un lungimirante, è una persona che ha pazienza, assolutamente, e che fa sentire l'altro importantissimo. I bambini si chiamano per nome, stamattina diceva Monica, non si minacciano, non si chiamano Monello, eccetera, ma si chiamano anche per nome, nome. Noi che non siamo il papà e la mamma, non dobbiamo chiamarli tesoro, amore, perché sapete cosa pensa quel bambino? Questa signora non sa chi sono. Il bambino vuole essere chiamato per nome, poi c'è modo e modo per chiamarlo per nome, ma quello è importantissimo. Se tu chiami per nome un bambino, lui dice, lui pensa, ci tiene, a me tiene questa persona e mi conosce.